Ciao, sono Teresa e sono un atleta dello Ski Club 70 e ora vi mostrerò come si scia sulla pista di plastica. Non avendo noi un'organizzazione strutturata dello sport nella scuola, è chiaro che ti devi avvalere di qualcuno che lo sa fare, ma soprattutto che gestisce un impianto. In questo caso prendere dei bambini delle primarie, addirittura mi hanno detto all'ultimo anno di asilo, portarlo qui, grazie anche all'iniziativa della regione che gli dà le attrezzature, dal casco, gli dà il materiale, gli dà gli sci e li fa cominciare sia per la parte della pendenza, del slalom, sia per la parte del fondo, del nordico, è esattamente il sistema che si mette in rete, per cui l'associazione sportiva dilettantistica, come in questo caso ovviamente questo meraviglioso Ski Club 70 Trieste, praticamente dà una mano al paese, allo Stato, e di questo siamo molto contenti. Ski Club da un'idea lungimirante, avveniristica, folle, coraggiosa, poi è diventata una realtà che è eccellenza non solo di Trieste ma direi di tutta la regione. Veramente complimenti, siccome mi sembra evidente che sta cambiando anche tutto il contesto meteorologico, questo è il futuro, io non posso che dire che sono felice. E l'Italia, ci abbiamo fatti i problemi sull'impiantistica, poi ci sono queste straordinarietà apparentemente inimmaginabili, per cui sono orgoglioso quando vengo sul territorio e le tocco con le mani, le vedo con i miei occhi. Complimenti veramente a tutti. Motivo di orgoglio per il comune di Duino Risina. Noi abbiamo anche fatto partire un importante progetto, anzi è un progetto che è da anni lustro per questo comune, che è il progetto Scuola Sport. Con un contributo economico importante per il comune portiamo i bambini, i ragazzini della scuola primaria, che nell'ora di scuola possono venire qui con i loro insegnanti e ovviamente supportati dai professionisti dello Ski Club 70 e dell'SK Devin a iniziare e ad approcciare questo sport e poi poter andare in ambiente sportivo avendo già provato che cosa vuol dire sciare. Noi abbiamo dei corsi nel periodo autunnale, cioè da settembre a dicembre, in cui abbiamo la maggior parte dell'utenza, diciamo, è di bambini, ma poi abbiamo anche degli adulti e insegniamo con i 18 maestri che abbiamo della scuola sci per le differenti discipline, lo snowboard, la discesa e lo sci da fondo, insegniamo a tutte le età. La progressione tecnico-metodica è quella del testo tecnico nazionale, quindi applicata a tutte le scuole di sci anche sulla neve. Chiaramente vanno fatti degli adattamenti data la diversa superficie della pista, appunto, di plastica, che è un po' differente rispetto alla neve, essendoci maggior attrito c'è un po' più di difficoltà a girare, quindi nella fase di curva, quindi vanno un po' marcati i movimenti rispetto a quello che potrebbe essere sulla neve. Però una volta che sia i bambini che gli adolescenti che le persone più adulte imparano qui in pista di plastica, sulla neve si trovano decisamente meglio.